È proprio così, il Signore ci obbliga, ci costringe a salire sulla barca e ad entrare nel mare, ad un'ora come questa, al tramonto. E forse all'inizio il mare sembra calmo, ma poi quando sopraggiunge la notte, arriva improvvisa una tempesta terribile. Venti contrari, acqua che entra nella barca. E il mare, cioè il lago di Tiberiade, il mare oscuro della tua vita, quando ci sono situazioni difficili, incomprensibili, quando l'assurdo sembra assorbirti, quella malattia di tuo figlio, quell'ingiustizia che hai patito sul lavoro o forse in famiglia, ti hanno rubato dei soldi, o il tuo carattere che proprio non riesci a cambiare e che ti umilia tantissimo, o perché sei iroso, o forse perché sei tanto timido, non riesci a balbettare la tua opinione davanti a nessuno. Tutto questo è la notte. Quante notti nella nostra vita e quante tempeste nelle quali la nostra perizia, come quella di Pietro e di Giovanni, che erano pescatori esperti, non serve a nulla. Sai benissimo che chi ti ha messo in questa situazione è il Signore, tu che sembra averti lasciato, abbandonato, buttato dentro la notte, costretto ad entrare nella precarietà, nell'esperienza della tua totale impotenza, la notte oscura della fede, dove in mezzo alla tempesta sorge prepotente il grido: Signore, dove sei? Perché mi hai fatto questo? Ma proprio quando sembra che non c'è più niente da fare, arriva il Signore e cammina sul mare. Ma tu non lo puoi credere, ti sembra un fantasma. Quando il Signore arriva attraverso la predicazione, attraverso la parola forte della Chiesa che ti chiama a conversione proprio in quella situazione difficile, che ti dice convertiti, che arriva il Signore nella tua vita. Ebbene, il Signore ti voleva portare proprio in questa situazione limite, l'unica dove tu puoi scoprire quello che veramente c'è nel tuo cuore e dove, toccando la tua impotenza, possa finalmente arrenderti a Lui, poter ascoltare la buona notizia. Coraggio! Sono io, non sono un fantasma, sono risorto dalla morte, ho il potere sulla morte, cammino sul mare della morte. E ascoltando il Vangelo possiamo anche noi gridare: Signore, se sei tu, comanda che anch'io cammini sulle acque, chiamami, perché dove mi sembra di morire io possa finalmente fare esperienza di te, che tu mi ami veramente. Ebbene, lo stesso Pietro cammina sulle acque, ma a un certo punto il vento gli mette di nuovo paura, dubita, guarda se stesso, guarda la propria debolezza. Com'è possibile che io, peccatore, possa camminare davvero sul mare? E precipita nel fondo della sua incredulità. Lì dobbiamo arrivare tutti, perché se non arriviamo lì, la nostra fede non sarà mai la fede di Pietro, la fede inossidabile, incorruttibile della Chiesa. È lì, al fondo della nostra debolezza, che sale il grido più sincero: Signore, salvami! E il Signore allungherà la sua mano e ti prenderà e ti risusciterà dai tuoi dubbi, dal tuo orgoglio, dalla tua superbia. Coraggio! Il Signore tende anche oggi la sua mano per prenderti e per tirarti fuori dalla tua paura, dai tuoi dubbi, e farti passare con Lui indenne attraverso il mare, a farti fare con Lui Pasqua, a passare attraverso la morte per vivere in questo mondo come un testimone autentico del cielo.